round, però c'è tempo per sperimentare. Vediamo quante cascate cerule vinceranno le combat in questo caso. E Quella la di quelle grande forti. protagonista, forse, degli incantesimi a due mana, più due più uno, se hai crepuscolo attivato riesci anche a pescare una carta. Quindi è a costo zero. Forzi magari quello che l'avversario cerca di rendere un 1 per 1, lo rendi un 1 per 0 in tuo favore, perché la cascata cerulea si ricicla. E effettivamente forse la più grande disparità la vedi fra quelle che non sono sorelle, ma sono sorelle a livello metafisico, Diana e Leona. Entrambe hanno bisogno di quattro carte con la propria meccanica per evolversi, ma Leona ha un vantaggio. Le sue carte, essendo con Alba sulla prima carta giocata ogni turno, hai bisogno di quattro carte, punto e basta, per evolverla. Diana è difficile mettere in curva nei turni iniziali tutti gli effetti di Crepuscolo che vorresti, perché se una carta con Crepuscolo costa due mana, non la puoi giocare a due mana secchi. Chiaro. E qua entriamo i primi Mulligan. Inizia il Eccoci. divertimento. Allora, primo Mulligan. Andiamo anche un po' a ricostruire le line-up dei due sfidanti che apriranno le danze in questa prima giornata di Targon Rogue Invitational. Trattasi di Meliodor vs. Kerren, giusto Hannibal? Sì, e mi sembra che Kenren sia nel lato inferiore perché sta giocando già con Gangplank che Meliodor non ha mai giocato, non ha Gangplank nella sua lista. E infatti vediamo Ah, subito. hai 2-2 a ragione. costo 1, Shen, fa il saluto. E qua è aggro contro un altro aggro. È anche vero che il mazzo di Meliodor è più esplosivo nei turni iniziali, ma ha un'ottima chiusura con Genevieve. Sappiamo che gioca 12 copie di Genevieve nella sua lineup. È un amore platonico, forse anche qualcosa di più, quello tra Meliodor e Genevieve. È un top di curva eccezionale per il midrange Demaciano Vanilla 1.0, la classica carta che nell'entrare in Battlefield può già portare grossi punti a favore alla causa del chiudere il game. Non è un mazzo quello di Meliodor che vuole dilungarsi troppo, ha delle unità chiave da schierare turno per turno per generare una pressione insostenibile per l'avversario, specie se questi è un mazzo control. Ci sarà un po' più di attrito su board, i due se le daranno di santa ragione per il controllo dello stesso, ma dati alla Non mano è il c'è mazzo di il Melia. blocco. Non c'è il Non c'è blocco. il blocco da parte di Kerren che mi stupisce. Siccome comunque lui, il suo è il mazzo con Gangplank, vorrebbe fare danni. Effettivamente adesso vuole utilizzare la sabotatrice di Noxus per andare a proccare già il primo tick di Gangplank. Ma così facendo si porta 18 punti vita contro un mazzo aggro che vuole mettere pressione e si espone alla singola Artenzone. Attenzione però alla mano di Melia che si fa un po' legnosa, arriva a supporto dello stesso un Brightsteel Protector che però non vedrà appoggio per la propria attivazione. E intanto Kerren sviluppa il proprio ward con il turno 2 e il turno 3 e Melia sta a guardare. Sta a guardare, Meliodor un po' sfortunato è costretto a giocare il 3-2 senza mettere barriera. Avrei forse preferito l'attacco di Kenren subito, prima ancora di sviluppare il board, per andare a garantire il saccheggio o un eventuale proc di Gangplank. In questo Ci sta. caso ti sei aperto a un rischio che l'avversario avesse magari qualche pezzo con cui forzare dei trade più favorevoli. È stato ricompensato nel suo azzardo, riesce così a spingere più danni. Vediamo almeno 6 danni in board a seconda dei blocchi. E a togliere un pezzo chiave che dovrebbe portare Meliodor in vantaggio sul board con l'utilizzo offensivo di quella barriera. E invece qua non la usa neanche in maniera difensiva. È costretto a giocare un 3-2 vanilla e a prendere un blocco sfavorevole. Va Anche per se, Ranger come sempre, Resolve. Ranger Resolve e va a bloccare il 2-1. Non vuole quei danni continui del 2-1 di Noxus per andare a negare futuri proc di Gangplank garantiti. Anche qui, Meliodor sta giocando molto safe, vuole far attivare quel Gangplank il meno possibile. Tris per Meliodor, che a questo punto è totalmente sprovvisto di una manovra proattiva per questo turno 4. Dichiara a questo punto la manovra di combat, prendendosi un 1 per 1, che però quello che ci rivelano le mani sarà un importante piede nella fossa per Meliodor, che vorrebbe attecchire su board e non potrà farlo. No, il tuo mazzo finisce la curva a 6 mana e hai pescato tutti e tre i tuoi pezzi da 6 mana. Non hai ancora pescato nessuno dei campioni. Sei con un mazzo che vorrebbe essere proattivo, quello che ha il piede sull'acceleratore per costringere l'avversario a rallentare. E adesso c'è l'attacco di Kenren subito. Vuole evitare un Gangplank giocato e subito rimosso.
spezziamo adesso vede la mossa di Meliodor, c'è lo sfidante dei Loran, saccheggio pronto, 3-3 è un mana e si tiene aperto, probabilmente vedremo la sabotatrice della legione e andrà a conservare il mana per la End of Noxus. E sarà molto contento di vedere un Demacia midrange splashato Ionia passare il turno con 5 mana nella banca. Privo della possibilità di sviluppare board. Contento sicuramente Kerrang, contento Meliodor che può iniziare a menare forte con Genevieve, che però vede il suo effetto attivarsi soltanto su Loran Protégé. Combat ancora timidina per quello che può fare un midrange Demaciano. Forse troppo timida, non vorrei dire che è già troppo in ritardo per quanto riguarda le tempistiche che vorrebbe avere, ma non è messo nella migliore delle situazioni possibili, perché in caso di risposta Gangplank comunque Genevieve dovrebbe venire ciampbloccata, dovrebbe usare lo sfidante per venire bloccata da un pezzo più debole per poi andare a riproporre tutta l'offensiva, perché comunque ricordiamo che Eren ha due copie di Gangplank. E usa il primo Noxian Fervor in modo assolutamente condivisibile. Vede lo spiraglio per apportare il danno letale. Non si fa attendere la giocata di Kerrang, che a questo punto sfrutta un suo servitore che stava già per lasciare questo board. E a questo punto deve solo più tankare un'altra fase di combat, quella postuma allo scouting di Meliodor. Qui post scouting di Meliodor comunque non ha ancora visto nessuno dei suoi pezzi fondamentali. Entrambe le liste di Meliodor giocano Lulu Shen con Demacia e Ionia di supporto e tu non sei andato a proccare né le barriere né i supporti che vuoi. Adesso ci sarà un'altra combat, prepara l'assalto, ma c'è un parlè pronto senza il barile. Questo è un peccato per Kerrang perché i barili sono stati fatti esplodere prima con il fervore di Noxus. Qui in questo caso avresti potuto fare due danni a un servitore nemico, addirittura andare a rimuovere quella Genevieve che ti dà così tanti problemi e andare a fare i danni al Nexus nemico per portarti in vantaggio. Sì. E infatti a malincuore Ken, dopo aver contemplato l'ipotesi di un parley, si rende conto che non avrebbe estratto alcun valore dalla stessa, quindi va per accettare questa combat e sappiamo che dalla sua mano manca una presa di iniziativa, anzi no, perché quel parley era proprio un Gangplank, quindi la seconda copia di Gangplank. Adesso può scendere 7 mana, drop it, pescano la droppa 2. Sì. Arriva lo Shen per Meliodor, forse troppo in ritardo, perché comunque può fare un singolo bloccante. Seguitemi. E sarà un altro altra copia di Genevieve, ma in questo modo Kerrang può scegliere o fare un altro servitore che comunque garantirebbe un danno al Nexus nemico in caso di blocco, va a togliersi il fervore di Noxus, ma comunque Meliodor ha solamente un mana, quindi non c'è la singola attenzione, può esserci la tua la Ranger per dare tenace e far sopravvivere Genevieve, ma sei comunque a due punti vita contro un mazzo che ha il fervore di Noxus in mano e ha un danno garantito, siccome non stai giocando Hush. Non hai silenziamenti, c'è anche la pioggia di piombo. Kerrang potrebbe puntare a chiudere il game nel prossimo turno. E dovrebbe assolutamente, perché non c'è veramente risposta alla concatenazione sulla stessa pila di una pioggia di piombo into Noxian Fervor. Non esiste alcuna carta, alcun ensemble di carte che possa salvare Meliodor da questo spot. E quindi assolutamente d'accordo con la dichiarazione immediata di questo Fervor per Kerrang, dal quale matematicamente, anche se siamo in regime di lista aperte, quindi sappiamo, Kerrang sa che non c'è la chance di concatenazione. Infatti Meli accetta la pioggia di piombo e sancisce l'1-0 Kerrang. E eccoci 1-0. Primo game classico attrito su board, midrange contro midrange. Chiaramente sfortunato Meliodor nel pescare la triplice copia della carta più pesante del proprio mazzo, assolutamente impossibilitato nella manovra di sviluppo del board che ogni midrange di Machano vorrebbe mettere in atto fin dal primo turno assoluto. Bravo Kerrang a capitalizzare, non ha mancato di sfruttare il pezzo già morente per attivazione del Fervor, che ha poi rappresentato un setup di Vital per il secondo. Ben giocato. E adesso vediamo Kerrang che mazzo andrà a scegliere. Lui ha due possibilità. È stato bannato il suo mazzo Endure, quindi sarà comunque su dei midrange. Contro la quadruplice lineup di aggro midrange de Machano, è stata bannata la variante con Lucian Bannerman dal lato di Emelia. Quindi andrà a proporre una delle due Lulu Shen o andrà direttamente di Scout. Scout
potrebbe essere un mazzo con cui ottenere una facile vittoria per il lato di Melia. Sfortunato nel non vedere nessuna coppia di Lulu e Shen per andare a forzare quei trade favorevoli che gli avrebbero ribaltato la partita. Però sappiamo anche che con i Sei e con i Ma non si vincono le partite. Lulu Shen da parte di Kenren e l'altra versione di Bannerman, quella senza Lucian, ma la versione Scout di Melia. Okay. Che comunque, ricontrollando, gioca triplo Bannerman, anche il suo Scout. Ha molte poche carte di Bilgewater per andare a garantire l'attivazione della fedeltà del Bannerman, lo stendardo dell'avanguardia. Ha perfettamente senso. Melador ha deciso veramente di privare il nostro pubblico del Wow Factor. Io aprirei una petizione per un cambio del ruleset in corsa per impedire partecipazioni future a Melador, che si è dimostrato essere un competitor troppo affamato per questo ambiente. Lo punirei in modo esemplare, e sicuramente si è già attirato le ire di tutti i partecipanti al torneo, lo abbiamo potuto vedere dal Discord, si è preso la meritata dose di flame dagli altri partecipanti. Però in fondo non lo biasimo, perché anche io sono grande fan del midrange di Machano e di tutte le sue iterazioni. È un archetipo che sì, tende a giocare in autopilot, è vero, è un archetipo che lascia spesso poco spazio di manovra, hai bisogno di quelle giocate puntuali turno per turno per sviluppare l'aggressione. Però al suo interno ha quel paio di giocatine che ti fanno sentire veramente fortissimo e onnipotente, che qualsiasi giocatore di midrange aggro vuole provare. Anche se qui Meliador è il mazzo aggro, decide ovviamente di non giocare il suo doppio drop a 1 per non entrare in quella combat forzata con sfidante barriera. Giusto. Quindi sviluppa adesso il suo board, si prepara per l'attacco, ma 15 punti vita a 20. Questi sono due mazzi che, una volta che ottengono quei 3-4 punti di mana necessari, magari anche conservandosi uno spell mana, veramente fanno da 0 a 100 in meno di 2 mana e mezzo. Mm-hmm. È una Ferrari contro una Lamborghini al momento, la corsa in Nexus. Un po' come un Rammus e un Mastery, entrambi, uno in powerful e l'altro in ulti. Vediamo proprio come la board si sviluppa con tutti i pezzi piccoli che danno supporto o ti danno vantaggio sulla combat. Qui non si tiene aperto di riposta, cerca semplicemente il trade 2-1. Vuole rimuovere lo sfidante di Kenren, che comunque ne ha altri due in mano. Hai due protetti dei Loran. Quindi potrà di nuovo Kenren, al momento del suo assalto, risvolgere le combat in proprio favore. Ma ci saranno poche scelte di blocchi. Mm-hmm. Stavo proprio considerando la penalità che in un certo senso si infligge Kenren nel voler giocare in questo turno conservativo con l'opzione Ranger Resolve aperta. Perché è vero, sta appunto giocando con Ranger Resolve aperta, qualora dall'altra parte ci fosse un combat che vedeva coinvolto ad esempio il Brightsteel Protector e il 2-1 Challenger per Melador, ma allo stesso tempo non è in grado di giocare nell'arco di due turni i due Loran Protege che garantirebbero free trade. Quindi rischiosa questa linea pur di tenersi aperto Ranger Resolve, e vedremo che nei prossimi turni accuserà questo rallentamento Kenren nella sua manovra. Accuserà il rallentamento certamente, mai mantenuto la determinazione del Ranger in mano, ed è un Mirror Breaker. Sappiamo che una singola utilizzo di quella carta, per quanto rischioso non giocarla all'inizio, per quanto succosa sembri l'occasione, averla in mano è meglio che averla bruciata, aver dato le informazioni all'avversario di averne già bruciata una. Perché una tenacia giocata nel round giusto ribalta veramente la partita. Siamo alla combat che vede il protégé numero 1 per Kenren. Sappiamo che potrà schierarne un secondo molto presto. Infrangersi contro la riposa di Melia. Proprio questo attendevo da parte del collega, ex collega arstoniano Meliador, che è veramente un palmarès invidiabile su più strategici. Per chi lo conoscesse, Meliador è anche campione del mondo di diversi giochi strategici con le statuine, per intenderci, quelli col metro e le ricreazioni delle ambientazioni, più d'uno, quindi non farò i nomi, giocatore dal palmarès veramente sconfinato, diverse discipline lo hanno visto trionfare in ambito internazionale, un giocatore preparatissimo non solo all'ambiente da ladder master, ma anche alla modalità torneo, ed infatti è un personale favorito per la vittoria finale. Dovrà cavarsela però in una serie di mirror match come quello che stiamo vedendo, dove ognuno dei giocatori non intende mollare un singolo turno per raccogliere unità sul board. C'è quindi retta. Avevi l'opportunità di fare Laurent Protégé
e poi sentinella per dare barriera, ma vai a sviluppare il singolo pezzo per non dare la possibilità a Karen di fare un doppio blocco, che avresti comunque potuto gestire grazie al tuo doppio sfidante. Invece decidi di andare sul piano aggro, scout, hai Valor che può togliere un 1-2 molto scomodo, che può gestire la combat o può garantire, attirando il Laurent Protégé a sé, che Quinn se la cavi col minor numero di danni possibili per un secondo attacco, cosa che probabilmente non andrà a fare, preferisce togliere il pezzo più piccolo all'avversario, quella povera bimba dei fiori che verrà... povero coniglietto divorata dal falco. D'altronde la catena alimentare viene rispettata anche in Rune Terra, pare. E sono d'accordissimo con la scelta di Mela, che però dobbiamo dirlo rappresenta non pochi rischi in questo tipo di matchup. Condurre una combat privi di mana da un chiaro tell all'avversario su quali siano le tue opzioni per la fase di combat stessa, in questo caso Mela safe. Se la gioca non safe, vuole utilizzare lo scout e a metà della riconnessione vuole forzare Karen in tutti i modi a mostrare quella determinazione al ranger o a cercare di capire se questa carta sia effettivamente nella mano di Karen o meno. Abbiamo visto tutti i trade piccoli che avrebbero garantito a Karen la salvezza di un pezzo in caso di giocata e non l'ha ancora vista. C'è la pescata di Shen. Adesso potrebbe, volendo fare Shen, attacco con doppio supporto, garantendo anche il trade con Laurent Protégé con barriera, preparare l'assalto e tenersi comunque open di determinazione del ranger. Questo è un turno grosso, soprattutto perché noi abbiamo la sicurezza del vedere la mano di Meliador, in cui non ci sono risposte a una combat così. C'è una barriera che può andare istantaneamente. L'equilibrio ma richiede un ottimo istantaneamente sul board giocando il pezzo, quindi non è a raffica, ma è comunque lenta, che può essere controllata dallo sfidante del Laurent Protégé con anche attacco rapido. Giocandosela bene con due assalti in un turno potresti dare barriera attacco rapido a due minion diversi, grazie a Shen e alla streghetta. È una combat, sono combat difficili per entrambi i player, perché è un matchup questo estremamente volatile, essendo una rincorsa al controllo del board e essendo che spesso prima del combat hai già investito quasi tutto il tuo mana, che guida le nostre sono azioni. Molte le carte sotto alle quali puoi andare, single combat in primis, chiaramente Ranger Resolve, che per una spesa veramente minima di un mana può creare una situazione totalmente diversa rispetto a quella che ti aspetteresti mentre dichiari combattenti. È difficile, ed è per questo che abbiamo visto Melia lo scorso turno prenderla con così tanta cautela. Stava combattendo contro un avversario con 5 mana dalla sua, ma vediamo come schiera la propria combat Karen. Molto importante questo momento del game. Vuole dare attacco rapido a Laurent Protégé per garantire un eventuale trade sul pezzo che va a bloccare a 2 di salute. In questo caso, fossi in Karen, andrei comunque su un 2-1 per il Laurent Protégé per garantire l'uccisione e quindi di mantenerlo 2-4 di salute in caso di determinazione del ranger. Bisogna vedere se va per la greedy play, quindi di dare tenacia al proprio pezzo, va per Valor. Va per Valor, è la scelta che avrei fatto anch'io in questo frangente, perché dai attacco rapido e rimuovi già un pezzo con esploratore. E sfidante. Assolutamente corretto l'order e il positioning di Karen, che in questo modo si garantisce di poter far passare questa combat senza perdere alcun pezzo, ed è molto importante nell'ottica del Relentless Pursuit presente nella sua mano. Vediamo la prima se sarà combat è andata. Anche Meliador potrebbe giocare la propria combat con una Queen con barriera, ma ha già perso due pezzi con sfidante, quindi sarebbe più di difficile gestione per lui. Con 5 mana purtroppo non può andare a fare Laurent Protégé e preparare l'assalto, e in questo frangente va per il Ranger Brizzolato. Ranger Brizzolato che andrà a evocare molto probabilmente un 3-4, ma muore gratuitamente da quel Laurent Protégé con attacco rapido. Vediamo se Karen... Bisogna vedere se c'è la determinazione di Karen. Non deve farsi scappare questa occasione, sono veramente molto pesanti queste barrier. Deve farle pesare, e il modo migliore di farle pesare è minacciare i punti vita di Nexus. Già ad 8 punti vita per Meliador, prossimo alla lethal se non si difende. Forzare a difendere contro creature con barriera è chiaramente una posizione molto scomoda in cui essere in questo matchup, dove non vuoi perdere nessun servitore gratis. Fa bene Karen a condurre la combat, lo fa anche correttamente a livello di positioning. Attenzione perché c'è una proiezione di lethal se Melia non si difende. E ripeto, per difendersi deve sacrificare parecchio.
Quinn può andare tranquillamente 6 adesso che Karen ha 0 mana, quindi Quinn può bloccare il danno più grosso da parte di Shen con la doppia barriera e un trade all'effettivo nullo, però deve andare per forza a sacrificare un qualsiasi altro pezzo. Un pezzo che tu avresti voluto sfruttare con la tua stessa determinazione al turno dopo, facendoti forte anche magari dell'esploratore di Quinn per andarla a trasformare subito e andare a ingaggiare un secondo Valor, il ritorno di Valor che va a sfidare il nemico più forte. Per Karen è stato forse il turno dei sogni che ogni mazzo con Shen vorrebbe vedere. Due diversi servitori che vanno a fare supporto con doppia combat, quindi riesce a incrociare i supporti meglio dei flussi. Adesso è il turno di Melia, che deve praticamente condurre lo stesso turno uguale identico con un incasso di mana perfetto, però senza Shen è quello il vero problema. Bright Steel che sta per toccare terra, equipaggiata Queen per garantirne la presenza nei combat senza perderla. Pedina molto preziosa Queen in questa fase. E qua potresti addirittura andare rischiando con l'attacco da scout prima, un attacco normale senza Queen dopo, preparare l'assalto e riattaccare trasformando Meliador, anche lui davanti un puzzle molto complicato da risolvere, sì, che non gli garantisce comunque la vittoria in questo turno, ma sta giocando per non perdere. Questa combat da parte di Melia è per non perdere. Potremmo addirittura vedere nessun blocco da parte di Karen, che ancora con la determinazione del Ranger dal primo turno è stato super conservativo con quella risorsa e può pagare in questo turno, perché andrebbe a salvare qualche pezzo in qualche trade che Meliador non vorrebbe fare, perché poi si ritroverebbe senza bloccanti, e con 4 HP sul Nexus senza bloccanti, con doppio supporto dagli avversari e soprattutto quel bellissimo custode peloso che dà più 0, più 3, più 3, più 0. Shout out a tutti coloro che non mancano mai di ricordarci che gli aggro sono unskilled. Io sono sempre molto contento di vedere smentita questa teoria folle, specie su Legends of Runeterra. È estremamente difficile condurre un'aggressione senza finire in pasto alle efficientissime soluzioni che si possono giocare in combat. Parlo di Spell Burst, Spell Fast, la chance di chiudere su removal con una carta che sfrutta il pezzo che sto già perdendo per effettuare danni diretti al Nexus, come può essere Fervor. È veramente un esercizio di ginnastica mentale molto complesso su questo titolo, nella fattispecie condurre l'aggressione. Ci sono poche scelte, probabilmente sì, ma tutte estremamente importanti, e a volte andare anche a un punto vita è la chiave per girare completamente un match come questo. Melia sta provando a risalire la china da 4 punti vita. È molto difficile, ma sta giocando sicuramente nel modo corretto. Relentless Pursuit, e adesso occhio a Karen che deve perdere altri pezzi per difendersi. Deve difendersi, anche perché l'abbiamo visto, l'attacco massivo di Meliador prima minacciava già letale in caso di nessun blocco da parte di Karen. Erano 14 danni sul board puliti. E in questo caso è a 8 punti vita e ancora la determinazione del Ranger, che in questo caso non salverebbe nessun pezzo se non Shen contro quel Laurent Protégé. Quindi c'è ancora margine per salvare quello Shen, sì, che dovrebbe essere a 4 barriere su 5, e in caso di attacco con supporto al prossimo turno andare a garantire un'altra barriera. Vorresti trovare una Bright Steel Protector per evolverlo prima dell'attacco, per sfruttare il suo supporto, e Meliador non si fa comunque fregare. Non a bocca, vede quello Shen a 2 punti vita, dice ho un Noren. Ci sarà Valor, però, Annibale, ci sarà Valor sul level up di Queen che si prenderà Shen, eh? Quello sarà in via automatica. Quello è in automatica, però non vai a garantire magari sul 3-1. Shen è 3-2, potrebbe sopravvivere con il Ranger, che comunque da Valor, quindi va a prendere il custode peloso. Anche così. C'è la trasformazione, il pezzo più debole andrà sicuramente a bloccare Queen, perché non può subire quei 4 danni, e devi bloccare anche il 3-1 in questo caso.
Oppure rischiartela. Oppure accettare la combat, anche quello avrebbe avuto... L'avversario non ha carte in mano, puoi accettare la combat salvando semplicemente Shen così. Prendi 7 danni, che pochi non sono, ma impedisce all'avversario di avere un 3-4 sul board. Hai ancora Shen in vita, e qua non mi piace dirlo, ma è la gara al top deck. Singolar tensione. Qua forzeresti la combat subito in caso di Karen. Assolutamente sì, assolutamente sì. Wow, questo è un turno dal quale Karen non uscirà con la lethal comunque. Comunque la Sigiri non uscirà con la lethal e non uscirà con sviluppo board. Quindi il doppio Grizzled Ranger per Melia dovrebbe garantirgli la lethal al prossimo turno, salvo top deck mirabolanti che non sto riuscendo a immaginarmi per Karen. No, anche con la lista davanti di Karen potrebbe cavarsela. Abbiamo le stesse volontà. Ben pochi modi, perché non ha modi per rigenerare salute nel suo Nexus. Ha la singolar tensione adesso. Potresti far singolar tensione fra Shen e Queen per andare a negare il 3-4 all'avversario, rimuovere Queen, ma resteresti comunque con solo due pezzi in board contro i tre dell'avversario e sei a un punto vita. Wow, ragazzi, come dove... poche decisioni tutte cruciali da ormai 5 turni a questa parte. La bellezza di questo tipo di matchup. 1-1, palla al centro. No, Bertrand. Singolar tensione, non aveva grossi target. Chiaro che a questo punto fai il possibile per toglierti Queen, ma non basta, non basta. Stiamo parlando così di un... Così sacrificato doppio pezzo. Sì, sì, sì. Hai tolto Queen, quindi vai a rimuovere comunque Valor e Queen di... Scusa la battuta. Andiamo all'altra pescata. Ah, un altro terzo ranger brizzolato in fila. Che male! Che male che fa questo al board di Karen e anche al Nexus. Arriva il saluto, arrivano le emote. Emilia andrà a calare il suo terzo 3-1 scout. Fa assolutamente bene. Sì, sì, ci sto. Non c'è veramente nulla che possa vedere peggiorare la sua situazione nello schierare un altro Grizzled Ranger. Vede la mano vuota di Karen a questo punto, quindi non va a prendersi l'inutile giro di scouting. Sa di avere lethal portando esattamente questa combat. 1-1, pareggiati i conti, un'altra bellissima sfida da trito tanto midrange deck da manuale. 1-1 sia nella vita dei Nexus poco prima del colpo finale, sia in game. E adesso Melia ha portato via il suo mazzo scout, avendo vinto, essendo il formato, ricordiamolo, sempre BO3 Conquest con un ban, alla sua versione con Lucian bannata, quindi dovrà comunque giocare un mazzo Demacia Ionia. Sì. Karen ha ancora scelta. Abbiamo visto Karen fare quell'attacco, quella combat perfetta in quel turno, con il doppio incrocio di supporti, doppia barriera, portare Shen molto vicino al livellamento, ma Meliador ha giocato una combat quasi perfetta. Va subito a minacciare lethal con un attacco massivo, non va a prendere il round di scout, va a proteggere subito Queen e dice: ok, io adesso dopo questa ho una seconda combat e la mia Queen si trasforma, quindi decido io come andrà questa partita da ora in poi. Combat veramente giocate da manuale da entrambe le parti, hanno saputo prendere danni sul Nexus quando la combat si rivelava sfavorevole e hanno premuto sull'acceleratore quando invece combattendo avevano la garanzia di sottrarre risorse al board dell'avversario. Ben giocata, forse alla perfezione giocata da entrambi, mi hanno reso fiero e ora andiamo a game 3, che significa la bella. Vediamo quali sono le decisioni primazzi per... Lo dicevamo, Melia, l'obbligo di andare a schierare un Demacia Ionia può essere per lui Lulu Shen oppure Lulu Zed. Per Karen invece la scelta plausibile qual era? Hannibal, ricordacelo. Ripropone il Lulu Shen con Genevieve. Andiamo a vederlo subito sulla mano. E qui il Lulu Shen con Demacia di supporto. Mano molto bella per entrambi. In questo caso preferisco quella di Karen, perché entrambi vogliono andare a supportare le proprie unità. Ma Karen ha la streghetta. La streghetta in early game, soprattutto col bellissimo coniglietto che diventa un 3-2 in combat quando viene supportato, può far molto male all'avversario. Vediamo subito, va a schierarlo in difesa, quindi proverà quei 3 danni che non gli interessano al momento.
5 danni, scusate. Non ho contato i più 2 del coniglietto. E qui vediamo uno sviluppo già favorevole da parte di Melia. Shen pescato per entrambi. Shen per entrambi. Chance di incastrare ancora 2 followers per Kerren. Però l'abbiamo già detto più riprese, è molto rischioso presentare delle combat con 0 mana dalla propria, perché si è totalmente in balia dei combat trick che in queste combinazioni di regioni sono parecchi, molto efficienti col mana e possono veramente segnare una svolta radicale della combat phase rispetto a quello che sarebbe l'ordine naturale delle cose. Giusta la cautela di Kerren, presenta la combat, pochissime soluzioni in questo senso per Melia, che però potrà sviluppare Bolt. E con la pescata di Shen abbiamo la conferma che la lista Lulu Shen di Meliodor. Quindi non vedremo purtroppo il conflitto fra i due shinobi, fra Shen e Zed. Vedremo un mirror match molto molto delicato. Abbiamo visto come Meliodor in una singola combat ha ribaltato una partita da 4 HP del Nexus contro 18. Qui potrebbe essere la stessa identica cosa per entrambe le fazioni. Vediamo subito la singolar tenzone che non funziona con attacco rapido per andare a rimuovere quell'Orient Protege. Tu hai una seconda bimba dei fiori in mano che puoi andare subito a sviluppare adesso. Sebbene non abbia il più 2 più 0, hai tolto il pezzo più cruciale per le combat di Melia, che però probabilmente verrà riproposto adesso. Bisogna vedere se sviluppa Shen per le barriere o vuole andare a vincere le combat con l'Orient Protege. Fattore terrorismo per quel mana residuo durante un mirror match di questo tipo, perché c'è sempre Ranger Resolve dietro l'angolo, una carta che spacca completamente le combat phase, l'abbiamo detto. Non ha paura Kerren di condurre una combat a 0 mana? Rischioso in difesa contro dei Challenger, e infatti prende la via molto più saggia e cauta dell'andare a schierare proprio Brightsteel Protector, con la possibilità di andare ad effettuare combat trick in forza di un single combat nella sua mano. Giustamente Melia va a challengeare la streghetta che è inerme di fronte all'Oran Protege, ma in questo caso spera di poter rimuovere tutti gli effetti di supporto dalla board di Kerren, ma sappiamo che anche lui ha uno Shen in mano adesso. Shen che non ha visto quella barriera venire piazzata, ma può andarla a piazzare a sua volta sul Brightsteel Protector il prossimo turno, tenendo lo spell mana up per la singolar tenzone. Quindi Meliodor, essendo in difesa, non può sfruttare la barriera gratuita di Shen. Ha la determinazione del Ranger, ma c'è un vantaggio da parte di Kerren in questo momento. E c'è anche la seconda copia di Shen in mano, che al momento non può fare nulla, ma quello stand United... Oh boy! Ho paura di vedere cosa potrebbe combinare con quello stand United, il buon Kerren. Allora vado. Schieramento della combat che vede una bimba dei fiori... Barrier che stavo calcolando se ci fosse qualcosa che doveva temere Kerren nello schierare anche il Brightsteel, però effettivamente anche chiamasse Ranger Resolve dalla mano di Melia potrebbe dirsi soddisfatto. L'abbiamo già ribadito, è una risorsa molto molto importante e comunque ha dalla sua l'opzione di fare un singolo attenzione qualora Melia andasse a generare valore con questo Ranger Resolve, per l'appunto. C'è la riposta che si prenderebbe questo Shen. Probabilmente è il momento di schierare il singolo attenzione per Kerren. Sì, ma su un pezzo della backline. Lascerai morire quel Laurent Protégé in combat contro il Brightsteel. Tanto il Brightsteel ha fatto il suo lavoro con l'entrata in campo, mentre Laurent Protégé lo vuoi rimuovere a tutti i costi. Andresti a rimuovere un altro pezzo della protezione. C'è la tenacia del Ranger. Adesso potresti essere costretto a fare la singolare tensione su Laurent Protégé. Ma la faresti con Shen o con la bimba dei fiori? Andresti a togliere la barriera, è vero che l'avversario ha 0 mana, però non c'è molta differenza in questo caso, perché Shen morirebbe comunque. Già. Quindi è una singolare tensione che devi scegliere semplicemente il bersaglio, perché entrambi a 3 di attacco, entrambi non avrebbero cambiamenti sulla combat con quella singolare tensione. Andrei a rimuovere la bimba dei fiori in questo caso. Se non i cuochi, perché rimuovere i cuochi toglie l'unico pezzo di supporto, ma rischi comunque che Meliodor ne giochi un altro. Andando a rimuovere la bimba dei fiori, vai a negare il secondo payoff. Certo. Perfetta analisi da tua. Ci sta pensando. Quindi effettivamente però Kerren aveva più di un motivo per non schierare anche il proprio Brightsteel all'interno della combat, e
è stato esattamente illustrato da questo Ranger Resolve estremamente redditizio per Meliodor. Si va a portare via questa Viva dei Fiori, ma va a perdere il 3-2 grazie al Ranger Resolve stesso, e questo è un board che ha l'aspetto di essere favorevole a Meliodor e di parecchio pure. Soprattutto perché adesso potrebbe, con tre pezzi sul board e uno solo per Kenren, vai addirittura a schierare Genevieve. Hai ancora i cuochi da battaglia che possono supportare la tua bimba dei fiori. Hai ancora il Rent Protégé che va a favorirti la combat con lo sfidante. E addirittura potresti azzardare un attacco con Scout. A seconda della risposta di Kenren, Meliodor può pensarci. Può non attaccare direttamente con tutti e usare Genevieve per andare a sfruttare quella doppia combat in un turno. Perché poche Kenren scelte, non può tutte fare critiche. Doppio pezzo prima del primo blocco. Poche scelte, tanti bivi, tante punizioni dietro l'angolo se si intraprende la via sbagliata. Tutto plausibile per quello che sa Kenren. Genevieve sarebbe facile preda di... dell'altra Genevieve? Dell'altra Genevieve da subito, sì, andresti quindi a negare lo scout, di fatto, nel senso, non andresti a negare lo scout, andresti a negare la seconda fase di combat per Genevieve. In realtà Meliodor potrebbe semplicemente predare su qualcosa di più piccolo della tua Genevieve e andare a risolvere la tua Genevieve nella seconda fase di combat post-scouting. Molto complesso da gestire questo turno per Kenren, forse di giocate buone a onor del vero non ce n'erano più. No, anche perché adesso, dovendo giocare, rischiando la giocata di Shen, verrebbe comunque subito mangiato da Genevieve. Quindi, se in una situazione di stallo hai perso completamente il board, nessuno e farà la fame. Sfidante per mantenere Genevieve per la futura combat, adesso il Laurent Protégé ha fatto il suo lavoro e c'è un secondo sfidante in campo. Hai portato a 3 punti vita il Nexus di Kenren. Ti interessa avere il pezzo grosso sul board che può out-tradare Shen. E adesso può ancora ribaltarla, anche se non ha il mana per fare tutto, perché è il suo turno di giocare Genevieve. Quindi può rivolgere le combat a suo favore, anche se Meliodor ha 7 mana up e 3 carte in mano. Non sai quante single art tenzoni o quanti contrattacchi riposte possano esserci. Ma sei sicuramente contento di andare a schierare il tuo Bright Steel Protector, la tua Bright Steel Protector. Peccato davvero perché aveva l'opportunità di condurre delle combat molto moleste il buon Kenren ai danni del Meliodor, perché con la fase di combat con Challenger poteva addirittura, andando per rendersi prima la bimba dei fiori, poi lo chef, 2 combat gratuiti into sopravvivenza del Rovilla, molto importante in questo matchup, perché anche i blocchi con un Nexus a 3 vita non fanno schifo. È una situazione però dove lo vediamo un mana short dal poter fare la propria Relentless e dal poter mettere davvero una combat oppressiva a segno, e probabilmente questa è la vigilia di un turno che vedrà Meliodor spuntare in questo primo best of 3 del Targon Rock Invitation. Altro challenger in campo per Meliodor. Non quindi provo pietà. Contro 2 singoli pezzi va a scegliere lui le combat. C'è il c'è il Genevieve che continua a non morire contro quello Shen. Quindi per gli shinobi di Ionia io direi di arruolarsi negli scout dei Maciani a questo punto, vista la manifesta superiorità di questa fazione in questo combat. E qui custode peloso solo per andare a tappare i buchi, rischi un altro pezzo comunque da parte di Meliodor. Pezzo che arriverà comunque, giusto per garantire quei 3 danni di Lethal. E non c'è nulla che il nostro Kenren possa fare. 2 mondi, un solo equilibrio. C'è nulla, no. È la vigilia della disfatta, fase di combat della quale Kenren non ha alcuna difesa. Potrebbe giusto andare a castare questo Relentless Pursuit minatorio e poi mi aspetto l'emote dello Shen a sancire il GG Well Played e la prima vittoria di questo Invitational andare nelle tasche di uno dei favoriti di tutto l'evento. Sì, sarebbe il primo punto lato Solari. Comunque per Kenren l'avventura non finirebbe qua, andrebbe subito nel loser bracket e giocherebbe oggi stesso, più tardi alla fine dei 4 game di bracket iniziale. Giocheremo subito 2 match del loser bracket, quindi andremo a rivedere Kenren subito oggi. L'aveva detto, l'aveva anticipato, ha detto bella, oggi gioco 2 volte. Qui c'è il saluto di Shen, ci sono tutti i supporti, le barriere, i buff. 2-1 per Meliodor.
Onorevole combattimento, no. Onorevole combattimento. Si è difeso molto bene Kerren, ha fatto un'ottima impressione al sottoscritto. Mi avevano avvisato che il buon Kerren segretamente stava preparandosi nella stanza dello spirito del tempo, lui che comunque di strategici ne mastica da parecchio e parecchio bene.